So che lei sta approfondendo la tematica della medicina estetica non solo in relazione al puro fattore estetico, ma anche a qualcosa di più importante. Ce ne vuole parlare? Sì, la mia professione in ambito di terapista del dolore e di medico estetico mi ha portato ad avvicinarmi a delle problematiche che non sono, come diceva giustamente lei, puramente estetiche, ma proprio curative. Il paziente oncologico è un paziente che deve vivere un carico molto pesante, di una diagnosi molto pesante, ma è prima di tutto una persona e molto probabilmente quella persona era molto attenta al proprio aspetto fisico. Le terapie oncologiche provocano delle lesioni profonde dal punto di vista sia fisico sia emotivo. Nel 2018 è stato pubblicato uno studio che ha messo in evidenza come il principale fattore d'angoscia di pazienti affette da cancro al seno fosse appunto le proprie modificazioni nell'aspetto fisico. E quindi è facile comprendere quanto possa essere importante il ruolo del medico estetico all'interno del team che segue il paziente oncologico. Nelle varie fasi, che sono la fase durante la quale il paziente segue le terapie oncologiche, ma anche nelle successive fasi convalescenza e di follow-up. Le terapie oncologiche principali, che sono la chirurgia, la chemioterapia, la radioterapia e l'immunoterapia, sono tutte terapie che provocano una profonda disidratazione e un profondo processo di invecchiamento della cute. È per questo che è importante seguire il paziente durante tutte le fasi per rinforzare la barriera cutanea, per rendere l'impalcatura dermica più resistente. E di conseguenza i trattamenti principe della medicina estetica, come i filler con idrossiapatite di calcio piuttosto che con acido ialuronico crosslinkato, ci aiutano in questa fase di rinforzo del sottocutaneo. D'altra parte, altri trattamenti, come per esempio la tossina botulinica, può prevenire la trasformazione di una ruga superficiale in una ruga profonda e di una ruga profonda in un solco. Oltre ciò c'è tutta la terapia poi dei laser che ci vengono in aiuto soprattutto nella fase di convalescenza o addirittura di follow-up, perché logicamente il laser, provocando un'infiammazione, non fa altro che buttare legna sul fuoco. Quindi dobbiamo utilizzarlo e sfruttare le sue innumerevoli qualità in una fase in cui la pelle è completamente disinfiammata.